Per quanto riguarda invece John Coughlin, c'è stato tra l'altro un problema per lui perché si è appena operato all'anca. Questo naturalmente significa che sicuramente non ci sarà ai campionati nazionali dove loro avrebbero potuto difendere il titolo, ma potrà tornare? Tra quanto potrà tornare ad allenarsi? Perché per ora sta eseguendo il programma di riabilitazione, ma ancora non è stato stabilito quando potrà tornare sul ghiaccio, Franca. Beh, questo è soggettivo, sai, Dipende. ogni persona reagisce poi diversamente a un'operazione, al post-operatorio, eccetera. Io credo che anche se loro non disputeranno i nazionali, praticamente quasi certamente, magari la federazione americana per loro chiuderà un occhio e vedrà se invece riescono a essere pronti per i mondiali, magari staccherà una wild card e li manderà lo stesso. Però ecco, la riabilitazione da un intervento del genere non credo sia Non è così facile, facile. no. Prima coppia, Kristin Mauthausen, Dyler Moskovic. Triple twist, ottimo. Toloup, mani giù. Loop, molto bene. Kristin Mauthausen, Dalia Moskovic, loro hanno ottenuto l'accesso alla finale di Sochi grazie al quarto posto alla Cup of China e soprattutto al secondo posto all'NHK Trophy a Miyagi. Questa per loro è la seconda finale della carriera, si erano già qualificati nella stagione 2010-2011 ottenendo una sesta posizione. Frank. Sì, direi che comunque oggi è un buon programma, al di là delle mani giù di Dylan sul triplo toloop in parallelo, per il resto gli altri elementi veramente ben eseguiti, sollevamento molto originale con quella partenza di lui da giù, da quella posizione inginocchiata, il lanciato è arrivato molto bene senza esitazione, la spirale anche quella sicuramente di livello, per cui ottima. E poi questa coreografia è particolare, dalla musica ai costumi, ai loro gesti, sono
sono molto spiritosi e sono molto nella parte proprio, per cui è piacevole da vedere, è molto piacevole, molto insieme con la musica e con il tema scelto, veramente. Ecco, qui però c'è l'errore, questo va sicuramente almeno a meno due. Ma bella, molto bella la posizione di spirale di lei, vedi come è bassa, nonostante quest'anno la spirale obbligatoria per le coppie sia l'esterna indietro, e questo ci dà a tutti un'impressione che la donna vada meno giù, meno vicino al ghiaccio, ma questo è dato proprio dal tipo di spirale, l'esterna indietro non è possibile portarla proprio raso terra come per esempio nell'interna avanti, insomma. Quindi questa era già veramente una buona spirale esterna indietro. La trottola in parallelo è partita bene, era anche molto veloce, si è persa un po' di unisono negli ultimi giri finali, poco prima della conclusione, e qua il bacino finale. Tra l'altro parlavi proprio della spirale, che quest'anno proprio questo elemento ha creato diversi problemi proprio alle coppie, perché è un elemento tra l'altro che tu ci spieghi sempre molto difficile comunque. Sì, la spirale come le trottole in realtà è difficile acquisirla, impararla, poi una volta imparata è abbastanza facile completarla sempre bene. Tanto c'è il punteggio, lo vedete, 60 e 95 il totale con 32 e 57 e 28 e 38 per i components. In particolare è difficile quest'anno valutarla la spirale, soprattutto da parte del pannello tecnico dei giudici, perché vanno viste tantissime cose, va vista quanti giri lei fa, ma da quando lei è perfettamente in posizione, quanti giri lui fa, ma da quando lui è perfettamente in posizione.